promossa dall'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile Anagrafe, con il patrocinio della Prefettura del Comune di Ragusa, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura si è svolta una giornata di studio sui servizi demografici. Dopo gli interventi del prefetto Pina Cocuzza, del sindaco di Ragusa Peppe Cassia e del vicepresidente nazionale Anusca Corrado Zaccaria, ha svolto la prima relazione Luca Tavani. Quindi ben vengano questi approfondimenti fatti sempre con grandissima professionalità, con grandissima preparazione da parte della Nusca e noi siamo ben lieti di replicare ogni qualvolta la Nusca ce lo chiederà queste giornate formative che sono senz'altro un arricchimento, un aggiornamento e che quindi ci consentono di operare sempre al meglio e con competenza, dando ai cittadini le informazioni che si aspettano dalle amministrazioni. Si parlerà di un tema di grandissima attualità che ha in qualche modo, tra virgolette, un po' sconvolto il precedente orientamento, il precedente modo di operare relativo appunto alla questione dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione. Questa novità introdotta dal decreto sicurezza cosiddetto sulla possibilità di avere un'iscrizione anagrafica per questi soggetti che prima avevano questo diritto, adesso sembra non ce l'abbiano più, certamente è un tema che ha scosso un po' le coscienze e che è stato molto dibattuto. Sappiamo, so personalmente che molti sindaci anche si sono messi in una situazione di contrapposizione molto dura nei confronti del provvedimento governativo, addirittura anche a costo di dichiarare pubblicamente che avrebbero disapplicato la norma, che insomma voglio dire è una cosa piuttosto pesante. Io, diciamo, personalmente mi sono posto su un altro versante, si sa, penso, lo ribadisco, nel senso che se ci sono dei profili di incostituzionalità della norma, come probabilmente ci possono anche essere, sarà poi l'organo deputato al giudizio sulla legittimità delle norme a dichiararlo, non possiamo essere noi a sostituirci al giudice, altrimenti viene meno tutto il castello, tutta l'impalcatura istituzionale. Insomma, mi è sembrata una presa di posizione molto forte, lo capisco, serviva per dare risalto anche mediatico alla situazione. Ci sono riusciti i sindaci che si sono mossi in quella direzione, però un attimo di pazienza, capiamo un attimo anche quali sono poi le implicazioni di questa applicative, diciamo, di questa disposizione. Vista la richiesta così numerosa di iscrizione che abbiamo ricevuto, che ci ha costretti a chiudere poi a un certo punto i numeri, altrimenti non abbiamo avuto più spazi, se l'amministrazione comunale, la prefettura vorrà replicare questa nostra giornata con questi temi o con altri temi, perché i temi sono tanti, quelli che noi dovremo esplicitare e comunicare, saremo lietissimi di essere qua. Noi per la prima volta all'interno del nostro sistema anagrafico, ed è questo l'elemento di novità, l'elemento dirompente per l'anagrafe, ci ritroviamo ad avere una categoria di persone che non possono essere iscritte in anagrafe. E questa è una assoluta novità che si pone in contrasto con quello che è l'ordinamento anagrafico tradizionale. L'anagrafe è una casa di tipo amministrativo di grande importanza, perché poi dall'iscrizione anagrafica derivano, anche questa cosa è già stata ricordata nell'intervento introduttivo, tutta un'altra serie di diritti, i diritti legati all'assistenza sanitaria, all'istruzione, sono tutti connessi innanzitutto all'iscrizione anagrafica. Senza iscrizione anagrafica alcuni diritti non possono essere assicurati, sono quelli minimi ed essenziali. È talmente importante l'anagrafe che ci sono 300 norme contenute nei quattro codici e nelle leggi complementari che fanno sempre riferimento come elemento per riconoscere una persona meritevole di tutele e di diritti al domicilio e alla residenza.